Allora, il Milan ha rinnovato a Boateng, non Kevin Prince, ma Kingsley, che sta facendo molto bene, un ragazzo del 94, con il suo agente Giuseppe Riso, ha rinnovato fino al 2014 oggi. Per tornare all'Inter, ricordiamo anche Forlan, sempre nella lista ai primissimi posti, ma attenzione alla tentazione Kite, che già Benitez voleva, e chissà, magari l'avrà Gasperini, e ha un tentativo in extremis per Zárate, e il suo procuratore Bozzo ci sta lavorando con un prestito oneroso e diritto di riscatto. Su Kučka, attenzione a Manchester City, l'Inter deve fare in fretta perché il City potrebbe inserirsi. Poi la Juventus come difensore, oltre ad Alex, può tornare su Rodolfo, brasiliano dell'Atletico Paranaense, o su Bruno Alves dello Zenit, non più su Lugano che andrà all'estero. Il Genoa ha preso Bovo dal Palermo, l'ha soffiato alla Fiorentina, è stata un'ottima operazione. Il Palermo ha preso Aguirre Garay, ricorderai, doveva venire all'Inter, doveva essere... No, ti interrompo un attimo, a proposito del Palermo, del Palermo, del Genoa e della Fiorentina, la situazione di Gilardino. C'è un incontro previsto in settimana, credo che l'Inter voglia prima, con il Genoa voglia prima con l'Inter decidere il futuro di Palacio o Kučka e poi andare dalla Fiorentina a concludere l'operazione Gilardino. Ecco, ballano ancora un paio di milioni. Domani sera parleremo molto di Montolivo. Hai notizie? Stasera no. No, domani però ne ho altre. Aspettiamo domani sera. Dicevo, Aguirre Garay Palermo con Sorrentino ormai vicinissimo, il Chievo oltre all'americano Bradley vicino San Marco, in cambio alla Samp Bentivoglio, piace sempre Caracciolo, Almiron vicinissimo al Catania, Bergessio qualche problema perché ci sono delle pendenze da sistemare col Saint-Étienne, Le Grottaglie ha parlato con lo Monaco, adesso qualche giorno di tempo per la decisione definitiva, ma la sensazione è buona. Il Cagliari, bel gesto di Cellino, perché Eriksson, che non è l'allenatore ma un giocatore del Göteborg, doveva fare le visite mediche in Sardegna ma si è rotto il crociato il giorno prima di venire in Italia. Che fortuna. Sembrava che il Cagliari lo lasciasse lì e invece Cellino ha voluto prenderlo lo stesso, avrà ottenuto uno sconto dal Göteborg e quindi Eriksson arriverà lo stesso e si curerà in Sardegna.